proprio passaggio del testimone al contrario, diventando noi stessi custodi delle nostre tradizioni per raccontarle ai genitori e ai nonni, così da costruire una memoria storica delle nostre radici. Il giorno 31 marzo a scuola abbiamo trascorso una giornata speciale con l'esperto della ONUS Plastic Free e con degli studenti del liceo. Grazie ai video, dialoghi e giochi abbiamo imparato ad avere dei comportamenti rispettosi dell'ambiente. Noi chioggiamo un mare zero plastica. Ciao. Quando finalmente abbiamo fatto la nostra cantatesa gita al centro storico di Ciosa, eravamo molto emozionati. Andare dentro la porta Santa Maria, immaginare le mura di cinta, toccare il piede della Madonna del Sagraetto, ammirare il panorama del Ponte de Vigo e camminare su e giù per le calli tra case colorate e panni stesi. Tutto è stata un'esperienza che porteremo sempre nel cuore. Abbiamo scoperto che, solo prendendoci cura dei luoghi a noi cari, del nostro territorio, ci sarà la possibilità anche per le generazioni future di poter ammirare e godere per la storia della nostra splendida città. Solo così noi bambini diventeremo dei ponti tra passato e futuro. Avanti, forza, cerchiamo tutti insieme. Buongiorno, noi siamo i ragazzi della Nicola De Conti e in questi ultimi anni abbiamo affrontato in più occasioni, declinato più materie e il tema di educazione civica. Svolgere le attività di educazione civica non significa solo apprendere le basi per incentivare il rispetto, ma anche di incentivare la collaborazione, la condivisione e anche essere consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. Una volta che il cittadino è consapevole dei propri diritti e dei propri doveri ed è rispettoso, l'educazione civica deve essere svolta in modo attivo, perché per l'educazione civica ci permette di conoscere al meglio l'ambiente in cui viviamo. E non solo, permette anche di essere importanti in questo ambiente per poterlo modificare dai propri comportamenti e dalle proprie azioni. Essere un cittadino dentro una cornice di regole condivise ti porta a essere più competente oltre che a far parte di questa comunità. Abbiamo affrontato varie tematiche dell'educazione civica e abbiamo focalizzato la nostra attenzione su quelle che ci hanno colpito maggiormente. Passo la parola ai miei colleghi. Il Covid-19, parola in cui questa parola è molto familiare, sta mettendo a dura prova la nostra resilienza, tanto collettiva quanto individuale. Lo stato di isolamento e distanziamento di ognuno di noi ci ha fatto capire le nostre prime priorità. Isolarci nelle nostre case, e questo è dovuto anche al Covid ovviamente, ci ha permesso di capire ogni minimo spostamento e anche che noi Chioggia alla fine non la conosciamo. Ogni minimo dettaglio, anche visto per fuggita, ha stuzzicato una profonda curiosità, il quale conoscere le nostre radici e anche scoprire perché abbiamo attecchito proprio qui. Abbiamo così presentato ai nostri insegnanti l'esigenza di conoscere la città e loro l'hanno subito accolto positivamente. Da qui è nato un percorso di studio e scoperta di Chioggia e guidati da alcuni esperti abbiamo scoperto degli scorci che per noi erano inimmaginabili. Noi nativi digitali abbiamo pensato di unire il passato con il presente attraverso la creazione del QR code per diffondere le radici del nostro territorio sia ai visitatori e sia agli abitanti di Chioggia. E dobbiamo preservare il nostro patrimonio culturale anche per le generazioni future e se non conosciamo bene da dove veniamo non ci sarà chiaro dove andare. Se la tecnologia da un lato ci ha permesso di mantenere i rapporti durante il
il periodo di pandemia e ci ha permesso una didattica digitale avanguardista, quindi presenta molti pregi, non dobbiamo però sottovalutarne i rischi e i difetti. Noi della generazione Z abbiamo voluto approfondire meglio l'argomento. Perché vogliamo sapere di più, dobbiamo sapere di più, perché è un argomento che ci riguarda molto da vicino, molto di più di quanto si possa immaginare, e quindi necessitiamo di strumenti giusti per utilizzare in maniera corretta la rete. Perché si sta iniziando a vivere una vita sempre più virtuale, meno reale, in cui siamo sì super connessi, ma sempre dietro uno schermo di vetro e meno tra di noi. Abbiamo notato anche che i rapporti tra le persone si fanno sempre più meccanici e superficiali, fugaci quanto un click, mentre noi vogliamo che tornino ad essere umani. Perché vogliamo far sentire la nostra voce, favorire il dialogo, la comunicazione sui temi della sicurezza online e promuovere la conoscenza e la condivisione sui materiali e servizi. Per questo abbiamo contattato i principali formatori e stakeholder in materia. Perché vogliamo sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, verso una questione legata all'uso scorretto dei dispositivi digitali e della rete, dalla quale nascono bullismo e ossia il cyberbullismo. Perché vogliamo accrescere la consapevolezza sul tema, lavorarci l'empatia, responsabilizzare l'uso dei social e dei dispositivi digitali, per giungere così ad un'educazione civica agita e consapevole. Per noi giovani, non ti preoccupare. Per tutti questi motivi abbiamo voluto insieme ai nostri insegnanti partecipare a delle iniziative ministeriali durante tutto il corso dell'anno, come la giornata con la polizia postale, la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il Safer Internet Day con la modalità Peer Education grazie all'associazione Fare per Bene e l'incontro in presenza con l'associazione Una Vita da Social. Allora, vi chiederei di venire, vedo che tutti voi avete dei cartelli in mano che avete scritto e un po' rappresentano un po' la parola chiave di quello che avete anche raccontato. Vi chiederei di venire qui davanti, di mettervi tutti quanti con il vostro cartello visibile, così anche il pubblico lo può vedere, e alzerei il volume del video. Bravissimi! Istituto Comprensivo Chioggia 4, Don Milani, anche questo è Don Nicola De Conti, alzate il cartello. Delle persone e dell'ambiente e di solidarietà. Così ci siamo messi al lavoro e abbiamo realizzato un cartellone di tutti noi uniti per la pace. Abbiamo disegnato le bandiere degli stati che collaborano per garantire l'unità tra gli uomini. E poi, il giorno 7 marzo, è arrivata nella nostra classe Evelina, una bambina ucraina. L'abbiamo preparata una bella accoglienza. Siamo partiti da alcune domande. 1. Se tu dovessi entrare nella scuola di un altro paese, come ti sentiresti? 2. Cosa vorresti che facessero i tuoi nuovi compagni insegnanti? Ci siamo messi nei suoi panni perché sapevamo che Evelina poteva sentirsi un po' spesata. Eravamo emozionati. E finalmente è arrivata, l'abbiamo accolta con bigliettini, disegni e scritte di benvenuto. Ciao, spero che ti troverai bene in questa scuola.
Io mi chiamavo Arvizion, sarò una tua amica se vuoi. Spero che nella tua nazione ritorni tutto normale. Quando abbiamo saputo del tuo ritorno? Benvenuta in Italia e nella nostra classe. Noi siamo Elena, Martina e Matilda e vogliamo tanto che tu diventi nostra amica. Quando abbiamo saputo del tuo arrivo ci siamo emozionati tantissimo e non vedevamo l'ora di conoscerti. In questo primo giorno di scuola noi vogliamo farti una promessa: ti faremo divertire e sorridere i tuoi nuovi amici. Коли не знала, що тобі приїзд, ми були дуже раді і не бачили годину з тобою познайомитись. Цей перший день школи ми хочемо тобі пообіцяти, що зробимо все, щоб ти посміхалась і розважалась. А твої нові друзі. Io Евеліна. Я Евеліна. Я Еліна. Accoglienza con le parole dei bambini. Io, quando Evelina è venuta a scuola, ero emozionatissima, perché è una fortuna avere una persona straniera in una classe di italiani. Inoltre, è simpatica e divertente come speravo che fosse, Elena. Per me l'arrivo di Evelina è stato meraviglioso. Mi sono sentita bene di accogliere la mia nuova amica. Lei mi ha fatto sentire una persona gentile. Ti voglio bene, Eva. È stato bello creare il cartellone della nuova classe quarta, in cui in 20 alunni ben 5. Quando abbiamo accolto la nostra nuova compagna, mi batteva tanto il cuore dall'emozione. Ero tutto agitato, ma temevo di non farla sentire a suo agio. Invece siamo riusciti a vedere un bel sorriso dal suo viso e questo mi ha riempito di gioia. Riccardo Ranzato. Quando ho saputo che una bambina nuova sarebbe arrivata nella nostra classe, ero super felice, ma avevo anche paura che non si sarebbe sentita al suo agio. Ma adesso sono felicissimo per lei, ma vedo anche che anche tutta la classe lo è. Marcello. Abbiamo imparato che l'accoglienza è come un puzzle fatto di tanti pezzi che si uniscono per realizzare una vera inclusione. Alla dirigente scolastica che ha supportato l'inserimento di Evelina nella nostra classe diciamo grazie. E infine ci siamo noi, alunni e insegnanti, che ogni giorno ci impegniamo perché la scuola sia bella. Ai genitori che hanno aiutato gli insegnanti ad accogliere Evelina e la sua mamma, portandoli in giro per la città, attivandosi subito ad inserire la nostra compagna a danza, diciamo grazie. Concludiamo dicendo un pensiero di Evelina. Prima ero molto preoccupata, era tutto molto bello e tutti i nuovi compagni sono i miei amici. Grazie. Bravi.